5 vele 2019 al comune di Castellabate come Cilento Antico. Applauso. Una bella giornata di festa che apre ufficialmente la nostra estate 2019. Santa Maria e Castellabate sono posti eccezionali, cultura, arte, davvero anche il mare Cinque Vele, credo che non ci sia altro posto migliore dove poter trascorrere le proprie vacanze. E soprattutto una bellezza che si riscopre in ogni angolo, è quella la cosa più bella che dobbiamo salvaguardare in tutto e per tutto. La raccolta differenziata vedevo che è il 87% e quindi credo che già l'amministrazione ha fatto tanto. Come dicevo, a chi gestisce hotel, a chi gestisce ristoranti, ovviamente di dare un input ancora maggiore per quanto riguarda l'ambiente. Far trovare invece di una bottiglia di plastica una bottiglia di vetro credo che sia un messaggio importante che si dà al turista e alle persone che vengono. Significa avere quella cura in più. Già siamo un'eccellenza, dare quella ciliegina sulla torta secondo me rende ancora di più l'idea che siamo in un posto che oltre alla bellezza che ci ha dato la natura, l'uomo non ha fatto tanto per migliorarla ancora. Da questo punto di vista sicuramente un grande risultato. L'impegno soprattutto sulla tematica ambientale, sulla depurazione, sulla qualità delle acque, sulla balneazione, i 21 anni di bandiera blu per Castellabate sono una cosa di cui essere orgogliosi, pochi comuni possono vantare questo trofeo, questo traguardo, che non è un semplice traguardo, è un qualcosa di cui noi siamo orgogliosi e sentiamo nostra come modo di vivere e quindi come qualità della vita. E su questa strada noi stiamo continuando con le casette dell'acqua, stiamo cercando di ridurre, partendo dalle scuole, partendo dai più piccoli, l'uso della plastica, per poi arrivare alla ricarica e alle colonnine per le ricariche di auto elettriche. Mentre si discuteva in Parlamento degli incentivi per le auto elettriche, Castellabate aveva già le ricariche, noi siamo stati uno dei primi comuni nel Cilento ad attivare questa nuova tecnologia che rappresenta il futuro, quindi tematiche importanti che vanno in questa direzione. Questo è il primo sistema tecnologico che installiamo nel Cilento ed è un sistema appunto che serve per aspirare e quindi pulire da tutte le plastiche, da tutti i rifiuti galleggianti presenti nel porto. Come dicevo, il primo sistema altamente innovativo l'abbiamo installato proprio nel comune di Castellabate, ma anche in funzione di un progetto che stiamo portando avanti, perché non è l'ambiente, non è soltanto la raccolta differenziata. Abbiamo raggiunto un'ottima percentuale ai limiti dell'80%, c'è un'ottima collaborazione con i cittadini, con l'amministrazione, con i tecnici, con gli operatori della SARIM, e questo è un piccolo traguardo, ma già ci stiamo proiettando per un nuovo traguardo che cambieremo forma, cambieremo luoghi, ma avremo sempre lo stesso obiettivo, la tutela dell'ambiente. Il comune di Castellabate, anche grazie a SARIM, è arrivato a un ottimo traguardo, il 78% di raccolta differenziata. I cittadini però temono che nel mese di agosto, comunque di maggior afflusso turistico, questo dato non sia più veritiero. Possiamo rassicurarli in qualche modo? Possiamo rassicurarli sicuramente, anche se quello che si teme probabilmente si avverrà, nel senso che avremo comunque una leggera flessione della percentuale di raccolta differenziata, che però, ricordiamo, è sempre oltre i 10 punti superiori alla prescrizione normativa, che è del 65%. Noi miriamo a portare il comune di Castellabate oltre l'80%, ad agosto avremo una flessione che recupereremo sicuramente nei mesi in avvenire.